Ne può avere due o tre. Naturalmente l'unità esterna, certo. Se l'unità esterna ha un solo motore, e che succede? Se si scassa quel motore si ferma tutto, sì. No? Però l'unità esterna costa di meno. Se vuoi un apparato di maggior pregio, può avere più motori in unità esterna, costa di più, e quindi però se viene meno un motore, imparzialmente affronteggiano gli altri, però l'unità esterna costa di più. Insomma, siamo ai soliti discorsi. Chi più paga meno spende. Allora, qui a pagina 17 avete confronto tra multisplit e split canalizzato. Allora, multisplit che cos'è? È quello che abbiamo visto prima, no? Nei diversi ambienti, in ogni ambiente c'è uno split. Lo split canalizzato, che cos'è? Split canalizzato. Aria canalizzato, e cosa c'è in questo canale? C'è una unità che raffredda l'aria, no? E poi le bocchette la distribuiscono nei vari ambienti. Quindi tu hai un'unità esterna, una unità interna, più grossa naturalmente che quanti di 5 split interni con potenza. No, l'utano è quell'unità di trattamento aria che è una macchina, diciamo, di cui ora vediamo anche l'utano canalizzato, sì. Infatti quando si canalizza l'aria generalmente c'è una UTA, c'è un'unità di trattamento aria, e a quest'aria gli fa una serie di operazioni. Regolazione individuale della temperatura, quindi in linea generale con i multisplit, ogni split è acceso e spento, diciamo, è a un certo regime. Generalmente con lo split canalizzato normalmente, diciamo, non ci sono controlli sui vari ambienti, quindi l'aria che circola è la stessa per tutti. Tranne poi, ripeto, poi si può. Trattamento di zone separate con il multisplit, quindi è possibile. Split canalizzato non è possibile. È lo stesso discorso un po' di prima, no? C'ha meno regolazione. Linee frigorifere necessarie. Con il multisplit 2, 3 o 4. Linee frigorifere. Cosa sono le idee? Quante linee frigorifere ci vogliono per ogni split? Mandate un tubo di ritorno, quindi se sono 4, 6 o 8, se sono 2, 3 o 4 split interni, 4, 6 o 8 linee frigorifere, mentre con lo split canalizzato ce ne vogliono solo 2, c'è una unica unità che tratta tutta l'aria. Linee di scarico della condensa con il multisplit 2, 3 o 4, una linea di scarico della condensa per ogni unità, diciamo, frigorifera, mentre per lo split canalizzato c'è una sola linea. Linee elettriche, potenza e regolazione, vedete, per un multisplit 5, 6, 7 o 9, quindi ricordatevi queste cose, ogni split singolo richiede 3 fili, diciamo, 3 linee elettriche, 2 di potenza e 1 di regolazione, mentre lo split canalizzato soltanto 3 linee elettriche. Poi rinnovare ambiente, generalmente con il multisplit non è possibile, generalmente anche qua ci sono split che hanno però tocca avere i forni nel muro e creare l'aria dell'aria dall'esterno, quindi possono anche fare un certo ricambio di aria, ma normalmente gli split non ci sono ricambi, mentre con lo split canalizzato di solito questo è possibile, perché l'aria viene trattata a monte, no? Aria primaria, secondaria. Filtrazione medio-alto rendimento con gli split, con i multisplit di solito non è possibile, ci sono dei filtri, diciamo, normali. Mentre con lo split canalizzato il trattamento dell'aria più particolare è possibile. Umidificazione invernale, anche qua, generalmente, perché anche qui ci sono split, monosplit, split che hanno l'umidificazione pure. Quindi ultimamente, guarda, hanno perfezionato un po' tutto. Ah, hanno proprio l'umidosso. C'hanno addirittura un sistema di umidificazione. Sì. Però, ripeto, sono macchine un po' particolari, la maggior parte non hanno questa funzione di umidificazione. Costano di più, mentre con quello canalizzato l'umidificazione è una regola, diciamo. Controllo del rumore con il multisplit non è possibile, nel senso che l'unità ben installata quel rumore di dà, mentre con lo split canalizzato puoi intervenire con delle insonorizzazioni, eliminando le vibrazioni, variando le velocità dell'aria, quindi puoi agire sul rumore in maniera, diciamo, più controllata. E questo è come quadro generale, perché poi ripeto, adesso con gli split moderni ci si fa un po' di tutto.
pagina 18. Oh, i sistemi idronici, che significa? Idroacqua, no? Praticamente nelle batterie ci circola l'acqua, quindi il sistema di condizionamento non raffredda l'aria, ma raffredda l'acqua. Poi nel fan coil, nel venting convettore, ci circola l'acqua fredda o l'acqua calda, e quindi otteniamo caldo freddo. Allora, qui a pagina 18 c'è lo schemino più semplice proprio. Schema elementare del circuito idraulico di un impianto a venting convettori a due turni. Allora, vedete che c'è le pompe di circolazione, poi c'è la caldaia e poi c'è il gruppo frigorifero. Sullo stesso circuito. Tu d'inverno accendi la caldaia e intercetti le due valvole più distanti dalla caldaia, quindi praticamente intercetti il gruppo frigorifero, chiudi quelle valvole e la caldaia fa circolare l'acqua calda nei venting convettori. Quindi chiude quelle due valvole, vedete, su quella linea orizzontale chiudi quella di sinistra, su quelle verticali chiude quella in basso, quindi intercetti il gruppo frigorifero. Viceversa, in inverno intercetta la caldaia e apri invece. Quello che si fa, no? Si passa da inverno a estate, si chiudono quelle valvole e si aprono quell'altra. E naturalmente nei venti convettori d'inverno circola l'acqua calda e d'estate circola l'acqua fredda mandata dal gruppo frigorifero. Questo è il sistema, diciamo, più semplice. Poi c'è i sistemi a quattro tubi. Questo è il sistema a due tubi, li utilizzi o in caldo o in freddo. Quella a quattro tubi a pagina 19, nei venti convettori ci sono due batterie separate, una per il caldo e una per il freddo. Naturalmente si possono anche far funzionare assieme, quindi in mezze stagioni. Una parte del palazzo esposta a nord ha bisogno un po' più di caldo, quella a est ha bisogno un po' più di fresco, quindi diciamo puoi modulare le temperature anche contemporaneamente facendo passare acqua calda e acqua fredda. Se voi andate negli Stati Uniti, sono tutti impianti di Roma, andate in Canada. Perché devo andare qua? Ma qui ce ne abbiamo pochi. No, no, quando si progettava un palazzo. Sto parlando di questo, a questo punto. Del commerciale ce ne stanno parecchi. No, ce ne stanno. Guardate che tutto che sono i soldi. Quando si progetta un edificio, per uffici, per qualunque cosa, dipende da tu quello che vuoi, no? Tu vuoi un impianto fatto bene, tu devi costruire casa fuori, no, ti fai una villetta e cominci a dire io ci metto le fan coil e non ci metto i normali termositoni, che ne cerco più di lusso, metto l'impianto radiante sotto pavimento che mi richiede a livello di installazione e a livello di costi costa più caro, ma anche come consuma di più, perché il calore si perde anche nel terreno quando metti l'impianto sotto pavimento. È un impianto di lusso, essendo di lusso a te che sta a pensare ai soldi, te ne frega niente, no? Come nel giro di Ferrari, poi quando faccio il pieno metto 20 euro. Quello dice, se non spegni il motore, qui il pieno non si fa. Quindi. A voglia raccoccare. Come funziona adesso? Quindi l'impianto di lusso presuppone che tu non hai tutti questi problemi di economia spicciola, no? Arriva a fine mese, quale fine mese? Qua arriviamo comunque. Allora, questo è l'impianto a quattro tubi. In ogni fan coil ci sono le due batterie, una per l'acqua calda e una per l'acqua fredda. D'estate per funzionare quella per l'acqua fredda, d'inverno quella per l'acqua calda, ma poi far funzionare contemporaneamente tutte e due. Cioè un fan coil con doppie batterie. Esatto, doppie batterie. È come lo schema. Lo schema, no, se tu guardi il circuito della caldaia, c'è la caldaia con la sua pompa di circolazione e con il suo vaso di espansione. Poi c'è il refrigeratore con la pompa per l'acqua refrigerata e il vaso di espansione. Quindi sono due circuiti indipendenti, ecco perché i quattro tubi. In una batteria ci va l'acqua fredda, nell'altra ci va l'acqua. Cioè una mandata di ritorno per il freddo, una mandata di ritorno per il freddo. Perfetto, quattro tubi. Quindi sono due impianti separati, che possono funzionare separatamente o in contemporanea. Naturalmente l'impianto di lusso, torniamo al discorso di prima. Poi c'è un ulteriore impianto a quattro tubi alla pagina 20. In cui vede la parte superiore, c'è la batteria fredda e c'è la batteria calda.
Quindi con le valvole a tre vie, vedi sulla destra, in alto, pagina 20. Mandata acqua calda, mandata acqua fredda, e c'è un termostato, lo vedi? Termostato dell'unità. E quelle valvole sono valvole di regolazione, valvole miscelatrici, che miscelano l'acqua calda e l'acqua fredda in proporzioni, cioè regolano la portata sia dell'acqua fredda che dell'acqua calda. Le valvole a tre vie, no? Quindi sono due batterie separate, acqua, batteria calda e batteria fredda, mentre sotto è sempre un impianto a quattro tubi con un'unica batteria in cui le acque si miscelano, quella calda e quella fredda, quindi ha quattro tubi, ma invece di avere due batterie fisicamente separate, l'acqua si miscela nella batteria. Naturalmente, che cos'è che comanda la miscelazione dell'acqua? Un termostato con una valvola miscelatrice a tre vie, e la sua destra. Mandato dell'acqua fredda, mandato dell'acqua calda, valvola di regolazione, comandata da un termostato. E sta sopra? No, il termostato sta nell'ambiente. E quindi tu comandi, diciamo, la temperatura dell'acqua che manda la batteria. In uscita poi ci sta una valvola a due posizioni, valvola a tre vie sempre, quindi che questi flussi di acqua li mando in caldaia o al refrigeratore. Qui a pagina 21 abbiamo una UTA, unità di trattamento aria. Quindi in questa unità vediamo all'inizio questo ventilatore premente con il motore montato sui supporti elastici, che i rumori se no si trasmettono, poi l'espulsione dell'aria. Alla sinistra aria di ripresa. L'aria di ripresa qual è? È quella esterna o quella dell'ambiente? Quella esterna dell'ambiente. Quella dell'ambiente. Aria primaria e aria secondaria. L'aria di ripresa è quella che riprende nello stesso ambiente. Invece l'aria esterna, ecco, c'è nella parte superiore, espulsione o aria esterna. Praticamente lì ci sono delle serrande che a seconda di come si posizionano fanno uscire più aria di ripresa e prendono più aria, però dove aumenta uno diminuisce l'altra, cioè la portata dell'aria, fate conto, sono 100 litri al minuto, la portata è fissa. Se invece tu vuoi un forte ricambio di aria, allora l'aria la prendi dall'esterno, all'esterno l'aria è molto più calda, allora la potenza frigorifera deve aumentare. Però è l'aria fresca, cioè è l'aria nuova. No, l'aria che viene dall'esterno è calda. Tu in casa c'hai d'estate 25 gradi, fuori ce ne sono 35. Se tu fai circolare sempre l'aria interna, è aria a 25 gradi che ti passa in questo evaporatore. Entra a 25 e esce a 15, ma entra a 25. Se tu invece prendi aria dall'esterno, è da 20 a 35 gradi. Il condizionatore ti fa un lavoro molto maggiore. Naturalmente in casa noi abbiamo sempre aria di ricircolo di solito, perché in casa quante persone ci stanno? Ma al massimo magari c'è uno che fuma, vabbè, ogni tanto apre la finestra e fa cambiare aria. Cosa diversa è un locale pubblico, no? Dove i ricambi di aria sono 15. Ho dato la tabella dei ricambi d'aria. I ricambi d'aria a pagina 25. Abitazioni, autorimesse, pinacoteche, piscine, pollai. Perché i polli naturalmente potrebbero protestare. Stanze d'albergo, sale trasformatori. E vasche di pesci, no? Vasche dei pesci non sta all'aperto, diciamo. No, però è chiuso. I pesci, però ci sono le porcilaie. Da 6 a 10 volumi ambiente, maiale, se no. Poi ci sono i allora, naturalmente ricordate questo principio, no? Una macchina che deve trattare parecchia aria esterna deve avere una potenza frigorifera maggiore, ci siamo. Però in alcuni casi è indispensabile, perché se ci avete dei locali dove ci sono dei fattori inquinanti, oltre al filtraggio bisogna sopperire anche con dei ricambi d'aria. E la potenza frigorifera va calcolata in funzione di questo. Quindi un'abitazione senza aria esterna la potenza è più ridotta. Se invece è una copisteria dove tutte le macchine fotocopiatrici mettono dei vapori, delle polveri,
allora è chiaro che devi sopperire con dei ricambi esterni. A parte la legge che ti impone, poi no, in molti casi, abbiamo detto in caso limite la cabina di verniciatura. Nella cabina entra questa autovettura, quello che ha solo la spruzzo vernicia. È una miseria, lì i ricambi erano 60-80 ricambi all'ora, il volume ambiente. Deve diventare con la maschera, no? Lì deve entrare con la maschera, ma non solo deve entrare con la maschera, ma non è sufficiente. Perché poi queste maschere, specialmente quelle frazioni volatili, i solventi delle vernici, quelle manca i termini le maschere. Ci sono dei filtri, però sì. Allora tu devi, diciamo, pulire l'aria in continuazione. E l'aria che manda all'esterno, mica la mandi l'aria con la vernice dentro. No, c'è il depuratore. Per il depuratore. Basta con ammazzi. Posso riscaldamento. Post riscaldamento. Dopo, riscaldamento dopo. Dopo che cosa? Perché se tu hai demodificato, per demodificare, che gli hai fatto all'aria? Per elevare l'umidità. E per elevare l'umidità? Come hai fatto a elevare l'umidità? Facendola arrivare al suo punto di saturazione, e quindi l'hai raffreddata. Ti ricordi? A bottiglia quella dal frigorifero. Allora l'aria, per elevare l'umidità, ne deve abbassare la temperatura. E allora ci vuole abbattere il posto di riscaldamento. Quindi, è quello che ho fatto vedere l'altra sera, un deumidificatore, la macchina deumidificatrice, deve deumidificare, ma non deve abbassare la temperatura. Deve solo deumidificare. Allora l'aria prima passa nell'evaporatore, no? Lascia tutta l'umidità. Poi passa nel condensatore, si riscalda e arriva in ambiente. La riporta alla temperatura originaria. A pagina 14 c'è uno schemino. Qua, eccolo, questo è tu, questa è la roba mia. Pagina 14, quindi un circuito frigorifero e il collegamento tra unità motocondensante e gruppo di trattamento d'aria ad espansione diretta. Oh, quando si dice ad espansione diretta significa che il gas refrigerante vaporizza nell'evaporatore, cioè il gas si espande direttamente nell'evaporatore. Poi attorno all'evaporatore che ci passa? O l'aria, oppure l'acqua, se vogliamo raffreddare l'acqua che va nei fancori. Qui mi dice la realizzazione di tale circuito comprende l'uso di manodopera altamente specializzata. Qui ci vuole un frigorista, no? Manodopera altamente specializzata e di attrezzature che non sempre sono a disposizione di tutti gli installatori. Cioè, per montare un'unità di questo tipo, che attrezzature ci vuole? Che c'è? La chiave dinamometrica. Chiave dinamometrica, hai detto proprio che non c'è nessuno. Vabbè, ci vuole la chiave dinamometrica. La cartellatrice. La cartellatrice. Poi, simbolo, che ci vuole? La presto io. La pompa del cuore. La cartellatrice, no? E ci vuole la cartellatrice. La pompa del cuore. Non è che non ce l'hanno. Non vi fate sentire. L'ho detto, il vuoto andava fatto anche prima. Oggi è molto più critico. Sia perché i gas refrigeranti sono gli idrofluorocarburi. No, non sto parlando del vuoto se sei qua. Cioè, parlando per attrezzature, allora per installare questo sistema di condizionamento dell'aria a espansione diretta ci vuole un frigorista con le attrezzature da frigorista. La pagina presso, pagina 15, abbiamo invece un sistema idronico, ossia abbiamo una batteria nell'ambiente ad acqua refrigerata. Questo sistema non richiede l'attrezzatura del frigorista, richiede l'attrezzatura dell'idraulico ed è molto più semplice. Perché? Io acquisto, vedi il numero 11, che cos'è? Il refrigeratore. Il numero 11 che cosa refrigera? L'acqua. L'acqua va nella batteria, dove c'è scritto 1, 2, 3, no? Numero 1 è il filtro, numero 2 è la batteria in cui passa l'acqua refrigerata, che è stata refrigerata dal refrigeratore, e numero 3 il ventilatore, no? Che spinge quest'aria fredda. Per montare questi impianti ci vuole un'attrezzatura frigorista? No, ci vuole soltanto un'attrezzatura da idraulico. Perché io
la macchina, il numero 11, il gruppo, il refrigeratore, è un compatto, dentro c'è tutto, non devo fare nessun collegamento. È come se avessi comprato un frigorifero. Un frigorifero, cioè la presa della frigorifera, no, compro il frigorifero, attacca la presa. Allora qua in circuito, vedete, numero 10, che cosa sono? Le pompe in circolazione. Allora, dal refrigeratore, la linea in basso, la numero 9, è il filtro a cestello, vabbè, la linea in basso, l'acqua refrigerata va al numero 4. Che cos'è il numero 4? È la valvola a tre vie. A che serve? La regolazione dell'acqua. Miscelato. Miscelato, quale acqua miscela? Qui c'è un'acqua sola, mica ce ne sono due. No, ma il flusso dell'acqua, secondo me. Se serve molto, molto freddo, che fa la valvola? Apre tutta l'acqua fredda, va nella batteria. Man mano che la temperatura ambiente si abbassa, e poi c'è il parzializzare tutto. Oh, la valvola riduce il flusso di acqua fredda che va nella batteria fredda e la manda direttamente intorno. Naturalmente questa valvola a termine da chi è comandata? Il potere vostro. La termosa ambiente. Man mano che la temperatura si abbassa, l'acqua fredda ricircola nel sistema, ne va sempre di meno al fanconio. E quindi però è il numero 5, il termosa ambiente. Poi numero 1, 2, 3, vabbè, numero 1 è il sistema di filtraggio, 2 è la batteria in cui circola l'acqua refrigerata, 3 il ventilatore, poi numero 6, linea idraulica con isolamento, con isolamento termico, numero 7, eventuale serbatoio inerziale con isolamento. Che cos'è questo serbatoio inerziale? È un accumulo di acqua. Se è un impianto di riscaldamento, tu accumuli acqua calda, se è un impianto di refrigerazione, tu accumuli acqua fredda. Il discorso è sempre quello: se io devo prendere una macchina che mi deve fronteggiare la potenza massima di picco alle 3 di pomeriggio, devo comprare una macchina sovradimensionata per tutto il resto della giornata. Io invece metto una macchina più piccola e poi con un serbatoio di questi fronteggio, oppure con un inverter, fronteggio la potenza maggiore che è richiesta in un periodo molto limitato. Diciamo che questo però breve solamente i tempi di raffreddamento, perché è un accumulo di freddo. Vedete quanto è grande, ovviamente, il volano vero. Sì, vabbè, ma questo naturalmente viene proporzionato poi all'impianto. È un accumulo di freddo, invece di avere una macchina più potente, questo qui ti fronteggia questa maggiore richiesta. Mi sembra che pure quando è la macchina è arrivata tipo a parzializzare totalmente, no? Incomincia, diciamo, a rivisto serbatoio, diciamo, comincia a lavorare con il serbatoio. Comincia a lavorare, certo. Sì, io cioè, per non fermarsi a radia, lavorare quanto il lavoro con serbatoio, certo. Ma indubbiamente poi numero 8 è il vaso d'espansione. Quindi questo volano termico non funziona come un vaso d'espansione? No, assolutamente. Il vaso d'espansione è il numero 8. Il vaso d'espansione che funziona è assorbire le variazioni volumetriche dell'acqua conseguenti alle variazioni di temperatura. Il vaso di espansione è con membrana o senza membrana, deve consentire all'acqua di variare il suo volume. Diversamente, se tu fai un impianto chiuso, senza la possibilità dell'acqua di espandersi, quando l'acqua aumenta di temperatura, si espande la pressione. C'è una direzione. Il vaso di espansione. Vaso di espansione, come dice il nome, consente l'espansione dell'acqua a seguito della variazione di temperatura. Dentro che c'è una camera d'aria. Il vaso di espansione, la maggior parte sono con la membrana, col palloncino, altri invece sono senza membrana. Quelli con la membrana, col palloncino, sono andati anche rovesciati. Questo è il vaso di espansione, no? Questa avere la forma rotonda, essere come nelle caldaiette schiacciato, no? C'è quello rosso di solito. Qui diciamo c'è la membrana, oppure c'è questo il pallone. Diciamo per capire come funziona. Qui c'è l'acqua. Quando l'acqua è fredda, sì, la posizione del vaso è questa. Qui c'è una pressione, poniamo 1,5 bar. Quando tu accendi la caldaia, l'acqua che fa? Si scalda. Oltre a scaldarsi, aumenta il volume. Si dilata.
la dilatazione dei lembi. E quindi la membrana fa spazio a quest'acqua, a questo maggior volume. E qui la pressione che fa? Da 1,5 bar passa a 2,5. Aumenta. Quando poi l'acqua si raffredda e spegne l'impianto, la pressione respinge l'acqua nell'impianto e la pressione ritorna a 1,5. Passo d'espansione. Quanto calore dobbiamo immettere nell'ambiente per mantenere i venti gradi? Esattamente la quantità di calore che l'ambiente disperde. Ci siamo? Perde 1000 watt. Allora, io immetto 1000 watt e ho i venti gradi. Cioè non è che chiudo le porte di finestra e spengo i termosifoni e rimane il caldo. Il caldo si disperde. Io devo in continuazione, no, con i radiatori in funzione, immettere una potenza termica che è esattamente pari a quella che si perde. Quanto se ne perde? Da cosa dipende quanto calore si perde? Queste disposizioni, ma diciamo come criterio, cioè tu vai a comprare una casa, no? Dici, ma sta casa il calore lo tiene o è una baracca? Dall'esposizione del La coibentazione. Come che la coibentazione? L'isolamento. Se tu nelle pareti, no? Sono spesse così, se invece sono belle spesse, ci sono materiali, che ne so, invece dei mattoni normali, ho usato il Poroton, no? Dei mattoni grossi che costano cari, però danno un ottimo isolamento. Quindi vita doppia gara, se nelle pareti c'è, diciamo, un intercapedere di aria, quella tiene moltissimo la condizione. Se hai vetri, avessi i doppi vetri, i tripli vetri addirittura, no? È chiaro che l'isolamento. Quindi tutta questione di soldi. Cioè, come tutto. Qua, potenza installata 1,3 kV/A, corrente nominale interruttore automatico 6 A, intervento, no? Lunghezza massima della linea, vedi, in base alla lunghezza della linea, fare la sezione del cavo, quindi 1,5, 2,5, 4 mm quadrati, quindi quando installate, potenza 4,4 kV/A, interruttore, corrente di interruzione 20 A, lunghezza se inferiore a 38 metri, sezione